Che non ci siano luci non ci consente neanche di vedere se eventualmente dovessero esserci delle cose particolari per le quali insomma sono state poste qui. In realtà anche l'altare, insomma tutto l'interno sembra, cioè i rifacimenti gli hanno dato un aspetto comunque barocco, però voglio dire. Perché sono tutti i rifacimenti dopo il terremoto sì, del sono tutti i rifacimenti orsiniani, per cui pienamente in linea con i gusti insomma del Orsini. Quindi l'altare maggiore in realtà è del tardo 600 e c'è all'interno, è possibile vedere, qui questa grata nella quale appunto si conservavano, secondo la tradizione, le reliquie della Croce Santa, mentre sull'altare c'è la Madonna Assunta e l'Immacolata, e ai lati c'è San Filippo Neri e l'altro era San Biagio. Poi su questo altare laterale, che invece è dedicato a San Giovinale, la statua sopra appunto è del santo d'altezza naturale, mentre all'interno dell'altare si vede questo sarcofago dove si dice, ecco, questa è tradizione, infatti più di qualcuno perché insomma perché non lo verificano, che ci fosse conservato il sarcofago del santo. Tutte queste tele invece che sono su due navate sono tutte di produzioni in realtà fotografiche, perché tutte le tele erano state guardate e quindi si è provveduto a mettere in sicurezza le tele e a mettere qui delle riproduzioni. Questi poi sono due altari laterali molto più recenti, semplici, diciamo così. Sono anche più recenti forse come datazione. La stessa, sempre tardo 600 insomma, però sono molto più semplici anche come manifattura. Quello di sinistra in realtà che leggermente più dritto, in realtà sopra c'è la Madonna dell'Arco, la tradizione della Madonna dell'Arco. Che non è una nostra tradizione, è però. È una tradizione napoletana in realtà. Chissà come è arrivata. Thank you.